Sindaco, un altro argomento di cui si sta discutendo tanto in questi giorni, lo vediamo dai social, è la questione scuola. Un folto gruppo di genitori, insomma, sta per raccogliere delle firme che vanno un po' contro la decisione del comune per quanto riguarda la chiusura delle scuole. Non sono d'accordo con la sua decisione. Ecco, che cosa possiamo dire a queste famiglie e poi che cosa succederà dopo il 7 gennaio? Ma è chiaro che ogni decisione porta evidentemente degli scontenti, nel senso che qualunque scelta uno fa avrà delle valutazioni positive da chi magari le condivide e chi ne intravede l'utilità e delle situazioni invece negative da chi non le condivide. È chiaro quindi che il primo cittadino, come vabbè, tutti gli organi politici, sono soggetti a delle critiche, io le accetto volentieri perché credo che nelle cose che vengono dette ci sono anche delle verità indubitabili. È chiaro che la scuola ha sofferto un po', forse anche troppo, delle restrizioni che ci sono state e quindi molti bambini hanno probabilmente anche sofferto della impossibilità di recarsi a scuola. È chiaro che socializzare per i ragazzi è la cosa più importante, quindi questa mancanza di socializzazione sicuramente ha un po' mortificato tante aspettative di bambini e di genitori. Dall'altra parte, però, se questo è vero, è pur vero che le scelte non sono state fatte per danneggiare nessuno, tutt'altro. Noi tutti abbiamo i figli, quindi avremmo piacere, insomma, che potessero girare liberamente, ma è chiaro che esistono delle valutazioni che vengono fatte sulla base di calcoli, di dati. Allora, io ho chiarito nell'ordinanza per quel che ci riguarda. E rispetto a una popolazione studentesca che arriva fino alle scuole medie, se vogliamo considerare solo, diciamo, il ciclo didattico obbligatorio, stiamo parlando di 2000, più di 2.000 studenti. E quindi quando si mettono in moto 2.000 studenti con professori, con personale docente e non docente in generale, con genitori che si mettono in moto, metti in moto una città. Quindi è chiaro che tutto questo poteva, e questo abbiamo valutato, anche mettere a rischio il livello basso dei contagi che abbiamo ottenuto, abbiamo conservato. Questa è una prima considerazione. Questa considerazione si lega evidentemente al fatto che nella critica che mi è stata sottoposta si faceva riferimento al fatto che abbiamo fatto delle inaugurazioni o abbiamo partecipato a degli eventi cittadini, quali per esempio l'accensione di luminari e quali la presenza mia in aperture di nuove attività commerciali. Credo che questo, diciamo, sia una valutazione sbagliata che è stata fatta, perché nel caso dell'accensione delle luminarie non c'è stato nessun evento pubblico organizzato. Abbiamo soltanto, come dire, ho soltanto, sono stato presente all'accensione delle stesse senza che ci fosse niente di organizzato vicino, e credo che l'accensione delle luminarie è stato comunque un momento positivo per la città, perché in un momento buio quella luce ha rincuorato tante persone, quindi penso che abbiamo fatto lì una scelta giusta. Per le aperture dei negozi, anche quelle aperture danno un segnale positivo alla città, di incoraggiamento, che segnala il fatto che non ci possiamo fermare, quindi andavano premiati con la mia presenza, io credo, con la presenza non mia, del primo cittadino, quelle attività che hanno avuto il coraggio di affrontare un'apertura in questo periodo. È chiaro, anche è evidente, che un'apertura di un locale può mettere in movimento 50 persone, e non 5.000 quali le aperture delle scuole. Quindi, diciamo, il raffronto tra queste due cose credo sia improponibile. E concludo, insomma, dicendo anche che io ho fatto una valutazione sulla base dei dati che non c'erano, perché lo screening che riguardava le nostre scuole praticamente non si è svolto sostanzialmente. Pochissime persone avevano fatto i tamponi per verificare la situazione di compatibilità, e quindi io non potevo prendere una decisione sulla base di dati certi che non c'erano. E quindi in quella incertezza ho fatto la scelta più prudente. Questo è il ragionamento che mi ha portato a fare questa scelta. È chiaro che le condizioni non sono le stesse a gennaio, perché credo che gli ultimi 10 giorni è stato più prudente, ecco, tenere chiuso. È chiaro che ora, andando a ricominciare l'anno scolastico, avendo di fronte a noi mesi, insomma, di possibilità per gli studenti, è chiaro che stiamo lavorando per la riapertura.
Abbiamo tra l'altro non solo implementato ancora in questi giorni, in particolare la scuola media, una serie di interventi nella scuola per rendere ancora più sicura la stessa, con il posizionamento di misuratori di temperatura all'ingresso, con l'arrivo di nuove banchi e di nuove sedie per rendere ancora più sicure le scuole. Quindi abbiamo continuato a lavorare per migliorare la sicurezza nelle scuole. Abbiamo lavorato con la prefettura su un tavolo aperto che abbiamo svolto in questi giorni per implementare anche la possibilità di aprire le scuole superiori, rafforzando, studiando come rafforzare e differenziare gli orari di ingresso, rafforzare il trasporto e differenziare gli orari di ingresso. Quindi abbiamo lavorato per riaprire le scuole con l'anno 2021. Quindi l'approccio quindi sarà diverso. È chiaro che dobbiamo imparare a condividere, a vivere in presenza del virus, anche perché sta cominciando ad arrivare il vaccino, quindi la prospettiva certamente è una prospettiva nuova, diversa, e quindi ci farà aprire con maggiore serenità le scuole stesse. E quindi quella prudenza utilizzata forse in questi giorni in qualche modo potrà anche essere messa da parte, atteso tutte queste novità: un ulteriore rafforzamento della sicurezza nelle scuole, un'organizzazione dei trasporti diversa e l'arrivo del vaccino. Sono notizie buone che ci danno un quadro diverso in cui possiamo essere più meno prudenti, come dire, più coraggiosi, e poter quindi aprire per gennaio le scuole, credo cominciando certamente con le scuole obbligatorie, ma probabilmente anche con le scuole superiori. Quindi dal 7 gennaio ci sarà la ripartenza delle scuole in città. Stiamo lavorando per la ripartenza delle scuole.